Ci troviamo al porto di Vasto, un'infrastruttura storica del Vastese. Siamo in compagnia del direttore commerciale dell'impresa Il Farro, Gianluca Sperati. Ecco Gianluca, innanzitutto buongiorno. E, di cosa si occupa la tua azienda e da quand'è che operate in questo scalo? Buongiorno e grazie a te di essere qui. L'impresa portuale Il Faro è una società cooperativa che opera nel porto di Vasto dal 1965 e è stata costituita contestualmente alla costruzione del bacino portuale e rappresenta l'impresa portuale più antica della città. L'esperienza acquisita da oltre 50 anni di lavoro è garanzia di professionalità e serietà nel settore. Nel corso degli anni la cooperativa ha saputo trovare tutti gli input, tutti gli stimoli necessari a garantire la continuità delle proprie attività e soprattutto è stata in grado di riorganizzare la propria struttura, migliorandola ed implementando le proprie attività complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali. Possiamo citare servizi portuali di attacco, stacco, manichetta, navi cisterna, servizio di assistenza e caricazione e scaricazione di navi cisterna e gestione di terminal costieri. In più, la cooperativa Il Faro gestisce il servizio di fornitura idrica delle navi nel porto di Vasto e negli ultimi anni ha creato una squadra e di addetti al servizio antincendio. Riassumendo quindi la nostra cooperativa è in grado di offrire alla clientela un servizio globale che va dal noleggio della nave, carico, scarico delle merci, tutti i servizi accessori che ho anzidetto elencato, trasporto su gomma, e messa a disposizione di aree scoperte e di magazzini al coperto per lo stoccaggio delle merci e inoltre, grazie ai partner con i quali collabora, garantisce alla clientela servizi doganali e di agenzia marittima. Lo scalo Vastese ha delle enormi potenzialità, ma quali sono i reali flussi del porto di Vasto? Sì, allora nell'anno 2021 e appena trascorso sono state movimentate circa 500.000 tonnellate di merci. E allo stato attuale lo scalo Vastese è interessato dal traffico commerciale di torri eoliche, sia in importazione che in esportazione. Per quanto riguarda l'imbarco, abbiamo furgoni, cartongesso, triturato di pneumatico, fertilizzanti e biodiesel. Per quanto riguarda invece le merci sbarcate, abbiamo sabbia silicea, nocciolino di oliva, olio di palma, bentonite, laminati in acciaio, soda, solfato, sale, pietrame, tubi e componentistica industriale. Il Covid come ha inciso, sulla vostra attività qui al porto di Vasto? Nel periodo della pandemia, nell'ambito lavorativo del porto di Vasto, non si sono verificate delle criticità, essendo stato adeguatamente gestito tale periodo, seguendo appunto le precauzioni dettate dalle normative nazionali e richiamate dall'autorità marittima locale. Anche i traffici marittimi non hanno risentito particolari flessioni in ordine alle merci trattate. Si parla tanto di ZES, cosa cambierebbe per il porto di Vasto se ne entrasse a far parte e cosa cambierebbe anche per le imprese come la vostra? Ritengo che l'opportunità delle zone economiche speciali sia da considerare e valorizzare, in quanto un eventuale traffico commerciale passeggeri con altri paesi transfrontalieri porterebbe ad un ulteriore incremento delle attività e delle professionalità già operative nel porto di Vasto. Innegabile certamente è che tale ulteriore traffico necessita di un'implementazione e riqualificazione delle strutture necessario in ragione della particolarità del traffico. Il porto di Vasto ha bisogno di interventi infrastrutturali, si parla tanto dell'ampliamento del bacino, ma soprattutto dell'ultimo miglio che andrebbe a collegare
la stazione Porto di Vasto, appunto con il porto. A che punto siamo con questi lavori e cosa cambierebbe con gli interventi, insomma, se venissero effettuati? Per i lavori per la realizzazione del tratto ferroviario che collegherebbe la stazione al porto, ci risulta che le ferrovie hanno già stanziato i fondi per tale opera, la quale però non vedrà una funzionalità completa se non si procede all'ampliamento della banchina di Levante e al trasferimento delle unità da pesca sulla banchina di Ponente. E risulta che siano tra l'altro in itinere i lavori propedeutici per il dragaggio del porto e che un intervento importantissimo è questo per garantire l'arrivo navi con pescaggi maggiori garantendo gli standard attuali di sicurezza. Di fondamentale importanza risultano anche però per un porto operativo come quello di Vasto la manutenzione sia ordinaria che straordinaria che la regione ed il comune deve sempre garantire. Sappiamo che la Guardia Costiera di Vasto in tal senso opera un'azione continua di richieste di intervento nei confronti delle amministrazioni competenti e speriamo che questo loro sforzo non rimanga vano. Il porto di Vasto è considerato uno scalo regionale e interregionale. In caso diventasse uno scalo nazionale, appunto come Ortona, cosa potrebbe cambiare? Potrebbero arrivare sicuramente più fondi? Sì, è in corso da parte della Regione Abruzzo in quest'ultimo periodo la ricognizione e classificazione della portualità dei vari porti abruzzesi, non compresi nell'autorità di sistema, con la quale si dovrebbe sancire che il porto di Vasto ha funzioni di porto regionale di interesse prettamente industriale e commerciale. Con tale strumento si spera che la Regione Abruzzo a questo punto possa ottenere maggiori finanziamenti per la gestione dello stesso scalo. Voi come operatori logistici del porto di Vasto, come vi immaginate tra 10 anni e come immaginate questo scalo tra 10 anni? Il mio auspicio è che possano essere finalmente realizzate le strutture già previste dal piano regolatore vigente. Benissimo Gianluca, noi ti ringraziamo per questa intervista e per aver raccontato ai lettori di Vasto Web che cos'è questa azienda, il valore che ha sul territorio e ti auguriamo il meglio per il futuro prossimo. Grazie ed io ringrazio voi per averci dato spazio nel vostro format.